Buonasera fan del sistema. Stasera sono qui con Picchio, che purtroppo deve darci delle notizie poco piacevoli. Cosa ci devi dire, Picchio? Come puoi vedere stasera, Bianca, sono da solo. Il mio tech team partner Pan, purtroppo anche lui è assente a causa Covid. Sono sicuro che tornerà a breve. Peccato che stasera dovevamo fare un annuncio molto importante, ci eravamo accordati, e purtroppo dovrò farlo da solo dopo il main event. Sì, sperando di avere ancora fiato, perché il mio avversario stasera è Kevin Kayo. E sto listo, vatto. Grazie, è tutto. Hey, here we go! Finalmente ce l'ho fatta! Finalmente ce l'abbiamo fatta! Dopo tutto quello che è successo a Just Fight, ma anche prima, abbiamo aperto System perdendo questi titoli di coppia. E finalmente, dopo averci provato per tutto questo tempo, ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta insieme a Thunder. Complimenti a BBB perché sono dei cazzo di mostri. Mirko, abbiamo anche avuto e abbiamo le nostre divergenze, ma ora Love and Thunder sono campioni. Ma senza Thunder? Beh, senza Thunder non ce l'avrei fatta. Thunder è arrivato all'ultimo secondo, poco prima dell'inizio di Giorno del Giudizio. L'ultimo mese è stato molto difficile. Mi sono atteso a Flash. Ho deluso i fan, lo so, me l'hanno detto. Non sapevo più come tornare, nella vergogna. Però quando ho visto che Bon stava per andare a farsi massacrare da solo dai BBB, ho visto lo spiraglio, ho visto un'opportunità che non ho potuto lasciar perdere. E quindi ho deciso di tornare col botto, col mio compagno di coppia. E però quando ho visto, quando in Verardi mi stava per sottomettere di nuovo, mi sono ricordato di Flash, a come mi sono sentito. Il mio corpo voleva cedere, però quando ho visto che Bon era lì per me, che mi sopportava, il pubblico era lì per me, non mi potevo arrendere. Piuttosto mi facevo strappare la gamba, ma non mi potevo arrendere di nuovo. Ottimo, Thunder. E un'ultima cosa, perché ci sono un sacco di voci. Dopo quello che è successo nel match fra Merluzzo e Rafael, ci tengo a precisare che io non c'entro assolutamente niente, perché eravamo nel backstage a festeggiare con Thunder e altri nostri amici. Quindi mi dispiace per Rafael, ma io non c'entro niente. E anche Thunder. E ora torniamo a festeggiare. Dico, non a caso questo match è arbitrato da niente po' di meno che The Supreme, no, quella è un'altra roba, il supremo Daniele Vettori, che dà inizio al match. Allora, voglio dire una cosa, Bob, per una volta, infatti guarda, me lo confermano subito, fa piacere vedere un match senza odio, senza animosità, no? Questi vogliono bene, diciamo. Vogliono bene e lotteranno per il gusto di farlo, come deve essere, no? Ma l'intensità non mancherà e si vede già da queste prime fasi. Guarda qui, nessuno vuole cedere un centimetro, è Picchio in controllo fino a questo momento. Eh sì, Picchio in controllo, però Kevin Kayo si rialza e prova ad andare lui in controllo. Parità assoluta. Kevin vuole mangiare il Lucha Pride. Vediamo se la forza, la potenza del re riusciranno ad abbattere il Luchador. Ancora nel centro del ring, la barra al braccio di Kevin Kayo su Picchio, che però si libera magistralmente, e poi arm drag. Sì. Questi due atleti vanno così veloci che per noi al commento ogni tanto verrebbe da gridare: dove sono, Bob? Assolutamente. Perché non si vedono. Eh no, non si vedono. Ora Picchio! Allora, nemmeno conto di uno qui. Ora la lancia di braccio. Lo ha portato giù bene Picchio qui, lo ha messo
dove deve stare. Dove sono? E se lo chiede anche il pubblico dove sono. È talmente veloci, no? L'ho detto, talmente veloci, non si vedono. Ora Picchio però, che squiscia le spalle di Kevin Gaio, che si blocca le corde. Poi ancora si corre. Ma Kevin vuole saltarlo, no, lo prende direttamente, ma Picchio vola! Niente Lucia. Niente, niente. Schieramento però di Kevin Gaio, uno, due. Solo due, ancora Kevin, carica Picchio, Fireman Carry, gomitate come se piovessero e poi... Ancora, Irish Whip. L'ha preso bene qui Picchio con un uppercut e poi... Fuori dal ring Kevin Gaio. Bob, Picchio ancora un passo avanti fino a questo momento, vuole volare, Lucia Pride. No! Che succede? Vettori. Cosa fa Picchio? No, sì, no. Guarda Picchio! Con Vettori! Vector Splash! Vettori prova sceso. È stato bellissimo! Posto di blocco. Ha un po' esagerato Picchio, eh? Eh sì. Ti rendi conto che al Supremo è bastato soltanto uno sguardo? Lucky del Supremo, Bob. Subito Luciani? Attenzione! No! Un espresso e pugni di Kevin Gaio! Pugni su pugni, Kevin si è ripreso, lo carica poi ancora, lo porta giù dritti sulla maschera coi pugni, ma Picchio non ne vuole sapere, viene rende, beh qui siamo in zona Kevin Gaio, Bob. Eh sì, rissa da strada, slime che doppia, incontro, è cambiato marcia il match, qui non ne vuole sapere Kevin, per lui questa è una grande occasione, battere Picchio nel main event di United System e allora botte. Eh sì, Picchio ci aveva provato con una testata, ma non ha la testa dura come il suo compagno, Pan. Allora Kevin Gaio controlla la situazione, una ginocchiata fotonica e poi ancora Irish Whip ribaltato ancora da Picchio. Ullala! Kevin Gaio! Il bridge ce la fa! No, non riesce, non ce la fa. Sta facendo una controleva, Picchio, sta facendo resistenza. Infatti riesce ad arrivare alle corde. Parità al momento? Guarda, non so cosa pensi te. Onestamente, mi aspettavo un dominio di Picchio un pochino più largo fino a questo momento. Invece Kevin, resiste, anzi, impensierisce Lucia Pride. Esatto, ora Picchio però una posizione pericolosa sulla del ring. Ci prova con una spallata ad allontanare Kevin Gaio. Ha posto una ginocchiata. Un calcio in faccia. Calcio di Picchio, poi ancora una volta. Resta appeso Kevin Gaio. Picchio cosa ha in mente? Una diavoleria Lucia, probabilmente! Oioi bene! Sì, l'avrebbe detto Pan, senza dubbio. Leg drop. Il pubblico ti ascolta, Bob. Eh sì, chiaramente. Uno, due, uno! Allora, Bob, vogliamo parlare della resistenza di Kevin, no? Riuscire a rialzarsi... Oh là là, guarda che resistenza è questa! Resistenza morale! Oltre che fisica, ma Picchio quel ditino glielo spezza! Dropkick! Quasi alla base del collo, Guarda lo splash! Non si riesce! Sale in quota, Picchio! No! A vuoto! Però Picchio l'ha visto! Sì! Attenzione, GTS! Ha letto Picchio, ha letto! Finisce fuori dal ring, Questa poteva essere la mossa risolutiva,
Senti, mi sbilancio. Questa sarebbe stata la mossa risolutiva. Una ginocchiata in faccia a quella velocità, beh, stendi chiunque, no Bob? Ora, Kevin Caio prova a rialzare Picchio per buttarlo sul quadrato, per tentare, penso, lo schienamento. Adesso può provare. Va a schienare. Uno, due, e Picchio. Picchio è vivo. Forse Gib, avevi ragione tu. Che scambio, insulti, fanno incazzare Kevin Caio ancora di più. E poi lo posiziona per cosa Bob? Shining Wizard. Shining, no! vuoto. E poi Small Pack, giuro, due. A vuoto ancora la ginocchiata. Di nuovo giù. Uno, due, ancora due. Due. Picchio soffre ancora di quella ginocchiata in faccia. Schienamento. Ancora uno, due. Niente, due. Resiste Kevin, Non resiste Picchio. Kevin in netto vantaggio qui, Questa volta la ginocchiata è arrivata. Sì, ma se ci sommi anche la GTS di prima, beh, sì. Picchio vicino a perdere. Cosa vuol fare ora Kevin Caio? Alla sua, attenzione. Posizione pericolosa. Cosa vuol fare? Spezza collo dall'assù. Resiste Picchio. E sbatte Kevin Caio giù e si ritrova lì. Da posizione di svantaggio si tramuta in clamoroso vantaggio. Splash di Picchio! Quanto è light? Uno, due e tre! E Lucia Pride vince il match e lo fa per i Most Wanted! Grande prova di Kevin Caio! Sì, lo diciamo spesso, sottolineiamo spesso i meriti dello sconfitto, ma in questo caso, in maniera proprio particolare, Kevin Caio fa vedere di avere dei colpi micidiali, ma Picchio riesce a resistere e si porta a casa la vittoria. E ora vorrei sapere cosa ha da dire Picchio. Ma sì, Picchio festeggia, ma sappiamo che ha un annuncio importante da fare. Infatti chiede un microfono. Datemi due secondi perché questo stronzo mi ha fatto sudare stasera. Oh. Amigos, le erbacce sono state estirpate! E ora? Che ne è ora dei Most Wanted? L'obiettivo ormai è stato raggiunto, quindi perché non puntare a vette più alte ora che Alex Flash non c'è più? C'è aria di main show nell'aria, c'è aria di tutto per tutto, quindi Love and Thunder! Fate conto di avere Most Wanted qui, o almeno un 50%. Cosa ne dite? Beh, Picchio, Pan,
I Love and Thunder accettano la vostra sfida! E allora, è ufficiale, tutto per tutto! Most Wanted, Love and Thunder, per il nostro libro. Bob, il giorno del giudizio è passato, ma la Estra Italia è già diretta verso nuove vette, verso di coppia, che tutti stanno aspettando della Endlessly. IW! Giurami che non sei stato te a mettere la musica. Io non c'entro niente. L'ho già detto, non c'entro niente. Non sono stato io. Giurami che non sei stato te. Rafael, ti giuro che non sono stato io. Allora è stato lui. No, non è stato nemmeno lui. Era con me. Quella faccia a testa di cazzo. Di sicuro è stato lui. Non è stato lui. Allora chi è stato? Ma non lo so. Chi è stato a farmi perdere? Nessuno di noi due. No, non lo so, Rafael. Senti, non lo so. Mi dispiace per quello che è successo, ma non è colpa nostra. Hai capito? Non sono sicuro. Sta faccia di testa di cazzo. Rafael! Rafael, hai rotto il cazzo! Sei un fallito! Sei un fallito! Basta, sei finito! Cause I'm gonna be wild. I'm tough enough on the